83esimo, proprio come ieri il Napoli, l'Inter, a Unipol Domus Arena di Cagliari, è davanti 2-0, ma il Cagliari, fino a poco tempo fa, con l'Ovumbo, ha provato a scompaginare i dettami difensivi dell'Inter, senza però riuscirci, ma comunque creando dei grattacapi a Bastoni e compagni. Per il resto l'Inter ha giocato una sontuosa partita, congelando il possesso del pallone fin da subito, girandolo a proprio piacimento, ed è questo l'upgrade che si vede l'anno scorso almeno in queste due partite, perché possesso palla non è quel possesso palla blando, capito? Perché poi acceleri e vai dove vuoi. Detti tu i tempi del gioco, detti tu la partita, sensi, fatto sta che i due gol vengono segnati tutti e due nel primo tempo, no? Ma niente, a parte col palo di Lautaro Martinez all'undicesimo. Forse un po' prima. Su sviluppi di una rimessa laterale di Dumfries. Robert sbaglia il colpo di testa e la palla arriva a Lautaro, non ci pensa solo due volte, Mancino a incrociare, battuto a raduno, insomma, al palo, dice no. E poi il gol di Dumfries. Vogliamo parlare del gol di Dumfries? Un'azione manovrata che porta all'ultimo passaggio Thuram su defilato sulla destra e Dumfries incrocia il pallone e batte Radunovic. Primo assist di Thuram, non arriva il gol, ma il gol arriva. Il terzo gol in due partite arriva, quello di Lautaro Martinez. Una verticalizzazione di Calhanoglu, per Bastoni che manda in 1-2 Di Marco, Calhanoglu, Di Marco, Bastoni, Di Marco nello spazio, e poi palla in mezzo, palo, un altro palo di Calhanoglu stavolta da fuori, forse Radunovic l'ha toccata. Dicevo, la palla in mezzo per Lautaro che non tira subito ma manda al bar prima d'Ossena e poi non va a giro sul secondo palo ma batte sul primo palo dove Radunovic non può farci nulla. E il 2-0, oh, ragazzi, in strada la partita, poi Paoletti si infortuna ed entra Luvumbo, che come detto nella parte centrale del secondo tempo ha creato qualche grattacapo, ma uno pseudo rigore forse, anche se cerca la gamba di Bastoni, perché Bastoni era in scivolata da 50, sì, da 50 minuti prima. Lumbo passa e incastra la gamba, quindi non è mai rigore secondo me, però l'entità del contatto è lieve e anche per questo Fabbri non ha dato rigore. No, la deviazione di Dossena? La palla è stata deviata. Bravo De Vrij, oh De Vrij. Tutta l'Inter una gran partita. Mostruoso De Vrij. Anche se Paoletti nel primo tempo due colpi di testa li ha fatti, uno più pericoloso dell'altro, ma entrambi fuori a lato. E il Cagliari è una brutta bestia, eh?
soprattutto affrontarle in casa. Voglio vedere quante big ci vinceranno a Cagliari. Occhio, Lautaro, facciamo il terzo, quadrado, 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 Lautaro, Lautaro, per Arnautovic, Arnautovic scavetto, quadrado, niente. È questa la superiorità dell'Inter. Facciamo quello che vogliamo nel momento che vogliamo. È pazzesco, parlo di diciamo. Ah, perché l'ha masticata e Dossena l'ha toccata. E a questo tiro andava fuori. E Dossena l'ha fatto andare sul palo. Che dire? Buona anche la seconda. Altro clean sheet per Sommer. Si spera perché mancano comunque due di recupero. Però ragazzi, la partita è questa. Cioè, l'analisi è questa. L'Inter con la palla in mano non rischia mai. Non rischia mai. Tiene il pallone e non glielo freghi. Non glielo freghi. Questa è anche la qualità del centrocampo che si è alzata. Guarda, Frattesi, Lautaro, guarda, tutto di prima. Grande De Vrij. Occhio, questo è un break importante. Seguiamo questa azione. Bombo, bombo, dentro. No, non c'è. Oh, Sommer! Sommer su Azzi. Sommer su Di Pardo. Sommer su Azzi. Non ho capito. Azzi, sì, Azzi. Questo è Sommer. Poco impegnato, ma quando c'è, c'è. Aspettiamo la cosa del recupero e poi finiamo il video. Primo vero pericolo. Primo vero tiro in porta del Cagliari all'89. Questo questo è un segno. L'Inter è maturata. L'Inter ha più o meno chiuso la partita 2-0. Cercava il terzo, ha preso il palo. E Cagliari ha avuto questa occasione a 5 minuti. Ragazzi, like, commentate, iscrizione. L'Inter va 2 gol a partita e niente. Questo è il football. Bella.